Questo giochino del libro Amaldi ci fa vedere cosa accade quando quest'asta mobile scorre a destra e a sinistra all'interno di questo campo B uniforme che viene verso di noi. Scorrerà la corrente elettrica in questo circuito rettangolare in un verso o nell'altro e sarà indicata dai puntini rossi che si accenderanno qua. Se la corrente elettrica scorre in senso orario, i puntini rossi si accendono verso il basso, a rappresentare le cariche elettriche positive in moto, convenzionalmente positive. Viceversa, se la corrente scorre in senso antiorario, i pallini rossi si accendono verso l'alto. Qua l'ago mostrerà il valore assoluto dell'intensità di corrente elettrica, il verso essendo indicato dai pallini. Prima di iniziare l'applet muovendo questa sbarra a destra e a sinistra, vediamo cosa dobbiamo aspettarci. Quando la sbarra, per esempio, viene spostata verso destra, diminuisce il numero delle linee del campo B che attraversano il circuito. Per esempio, adesso sono 6 linee, ma quando la sbarra verrà portata qua saranno soltanto 4. Quindi diminuisce questo flusso che esce dal foglio, cioè che viene verso di noi. Se noi orientiamo per convenzione il circuito in senso antiorario, la faccia positiva del circuito è quella che guarda verso di noi. E quindi il flusso del campo B è un flusso positivo perché esce dalla faccia positiva del circuito. Però questo flusso positivo diminuisce. Allora il circuito reagirà per la legge di Lenz cercando di ripristinare queste linee del campo B uscenti che vengono a mancare a causa del restringimento dell'area del circuito rettangolare. Quindi per rigenerare questo flusso in uscita, il circuito farà scorrere la corrente in senso antiorario, così da creare delle nuove linee del campo B, stavolta il campo B indotto, che vanno ad aggiungersi a quelle già presenti del campo B esterno. Inoltre vedremo che se la barretta la trasciniamo a velocità lenta, la reazione del circuito, cioè la corrente indotta segnata dall'amperometro, sarà piccola. Trascinando invece velocemente, il circuito dovrà reagire generando in fretta molte linee del campo B indotto e quindi con una corrente indotta maggiore, più intensa. Vedremo anche la corrente elettrica rappresentata in questo grafico in funzione del tempo che scorre e con l'asta che va verso destra abbiamo detto che la corrente elettrica scorre in senso antiorario, quindi è il verso positivo convenzionale in cui abbiamo orientato il circuito. E quindi qui avremo delle correnti che si trovano sopra il valore 0, cioè nella zona positiva. Tutto il contrario accade se invece trasciniamo la sbarretta verso sinistra. Avremo delle correnti negative e tanto più intense quanto più rapidamente trascineremo la sbarretta. Facciamo partire quindi la simulazione. Ecco qua, io adesso muovo lentamente. Vediamo che la corrente è poca. Se muovo rapidamente la corrente è di più. Lo vediamo sia. Adesso le correnti sono negative, lo vediamo dal grafico in basso. Queste sono correnti al di sotto dell'asse del valore I uguale a 0 e queste sono correnti invece al di sopra. Se io tengo ferma la barretta, vediamo che la corrente è 0. Adesso per fare il giochino beccherò questo quadratino. Facciamo tornare a muovere la barretta, ecco che la corrente è positiva. E se io invece la faccio muovere di qua è negativa, quindi il grafico va di sotto e lo vediamo anche dal modo in cui i pallini rossi, questi pallini che si formano qui, da che parte vanno. Per esempio, se io sposto a destra, i pallini rossi vanno verso l'alto perché la corrente va in senso antiorario. Se io sposto l'asse a sinistra, i pallini rossi vanno in basso perché la corrente gira in senso orario. Facendo oscillare rapidamente avanti e indietro questa barretta si dovrebbe generare una corrente oscillante qua di questo tipo. Vediamo se ci riesco. Per pura fortuna sono riuscito a beccare il quadratino. Questo è il moto armonico della barretta, che produce una specie di moto armonico anche nel secondo quadratino beccato per pura fortuna. Quindi produce un moto armonico anche nella corrente generata.
Questa l'ho mancata per poco. E così via.